Una terribile tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Franklin nel New Hampshire, Stati Uniti. Un uomo di 42 anni, identificato come Jamie Bell, ha compiuto un atto di estrema violenza uccidendo la sua fidanzata, la 35enne Nicole Hughes, e la loro adorabile figlia di 1 anno e mezzo, Ariella Bell. Il dramma si è poi concluso con il suicidio dello stesso Bell, usando la stessa pistola con cui aveva compiuto gli omicidi. L'unico raggio di speranza in mezzo a questa straziante vicenda è rappresentato dalla figlia maggiore della donna, una bambina di soli 5 anni che è riuscita a sopravvivere quasi miracolosamente. La piccola è stata trovata all'interno dell'abitazione con una ferita al braccio destro e un taglio alla schiena, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e ora è sotto cure in ospedale. La bambina è stata concepita da Nicole in una relazione precedente. Le autopsie hanno confermato la tragica sequenza degli eventi, svelando l'orrenda dinamica di questo episodio che ha lasciato la comunità attonita e in lutto. I vicini hanno lanciato l'allarme dopo aver sentito gli spari provenire dall'abitazione della famiglia. Quando i soccorsi sono arrivati, hanno trovato Nicole e Ariella senza vita, entrambe colpite da numerosi colpi di arma da fuoco.